L'inquinamento atmosferico è un serio problema per la nostra salute. Eppure, gli inquinanti dell'aria sono invisibili, così presenti che tendiamo a sottovalutare il problema. Secondo il report del 2020 dell'Agenzia Europea per l'Ambiente sulla qualità dell'aria, le morti premature sono circa 400.000 ogni anno in Europa, di cui 60.000 in Italia. I sistemi respiratorio e cardiocircolatorio sono le parti dell'organismo più esposte all'effetto degli inquinanti nell'aria. A lungo termine, l'esposizione può aumentare il rischio di patologie infiammatorie croniche, come i tumori o la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Ma anche con un'esposizione acuta cresce il rischio di patologie aeree quali riniti, sinusiti, laringiti, tracheiti, bronchiti. Il sistema cardiovascolare è sollecitato perché aumenta la densità del sangue e il carico di lavoro del cuore. Nei giorni di inquinamento elevato, l'incidenza di eventi cardiaci aumenta di una volta e mezzo rispetto al normale. Inoltre, l'inquinamento aumenta il rischio di ictus e aterosclerosi. In generale, l'inquinamento aumenta anche il rischio di patologie per diversi organi del corpo. Le molecole che costituiscono l'inquinamento atmosferico provengono da due fonti principali naturali e antropiche. La quota più importante di emissioni inquinanti, sia per quantità che per pericolosità, è quella antropica e può riguardare sia gli ambienti esterni che gli ambienti interni. Tra le attività umane più impattanti rientrano la combustione di carburanti fossili per il riscaldamento, la produzione di energia e i trasporti, le attività agricole, industriali, l'utilizzo di solventi e il trattamento dei rifiuti. Gli inquinanti dell'aria più rilevanti sono il particolato, il biossido di azoto e l'ozono. Alcuni vengono emessi direttamente nell'aria, altri si trasformano per reazioni chimiche e possono diventare composti inquinanti diversi, come l'ozono nei mesi estivi. Il fumo di sigaretta è la fonte più importante di inquinamento indoor. Rilascia oltre 8.000 composti sulle superfici, colpendo sia fumatori sia i frequentatori di questi ambienti. Altri inquinanti indoor sono i composti organici volatili, che vengono da diverse fonti e possono ristagnare negli ambienti chiusi. Gli inquinanti sono molti e ciascuno può avere effetti nocivi sulla salute. L'esposizione, però, non implica necessariamente l'insorgenza di una malattia. Più ci esponiamo e più crescerà il nostro rischio individuale. Le conseguenze sulla salute sono difficili da determinare. Dipendono da diversi fattori come la quantità di sostanze nocive a cui si è esposti, la frequenza e la durata dell'esposizione. Inoltre, la sensibilità agli effetti dell'inquinamento può variare. Alcune categorie sono particolarmente vulnerabili, come anziani, bambini, donne incinta e persone con malattie pregresse e fragilità. Una parte importante dei rischi legati agli inquinanti dell'aria si può prevenire. Informati sui livelli di inquinamento sul sito delle ARPA regionali. Durante i picchi di inquinamento, tieni le finestre chiuse e ricorda di tenere con te le medicine per asma o broncopneumopatia cronica ostruttiva, se ne soffri. Fumo di sigaretta, camini liberi, candele e incensi sono legati alla combustione. Limitala, soprattutto al chiuso, per ridurre l'esposizione alle polveri sottili e ad altre sostanze nocive. Apri le finestre e cambia aria, meglio al mattino presto o alla sera, quando l'inquinamento esterno è minore. L'inquinamento dell'aria ci riguarda tutti da vicino. Informati adesso.